Ciao a tutti, bentornati qui allo stand di Io Gioco On Stage, che come abbiamo già detto quest'anno è al centro del Padiglione Carducci, nel cuore pulsante di questa Lucca Comics and Games 2022. E con noi abbiamo oggi quei due sul server, Mario e Nicola, che salutiamo. Grazie. E che ci introdurranno il loro nuovo gioco. Ma prima presentiamo anche gli altri ospiti che giocheranno con noi, che sono Nicola Pasaventi, Dario Massaventi, scusami, Nicola Pertici e Francesco di Ludo e Crudo, che probabilmente sarà super conosciuto. Sì, forte. Ok, grazie, grazie. Non me lo aspettavo. Sì. Allora, quei due sul serio, loro purtroppo ti battono ovviamente, infatti, sono classato totalmente. YouTuber famosissimi per anzianità, per anzianità, videogiocatori che però si reinventano anche autori di giochi in questa particolare situazione. Spiegateci questa cosa, come è nata. Ecco. Oh, questa in realtà è nata con gli amici, cioè come le cose più belle nasce in amicizia, e noi conoscevamo gli Story Cube, non ci siamo inventati nulla, però avevamo visto che c'erano dei problemi importanti quando iniziavi una storia e magari vicino a te avevi delle persone non troppo creative. Il punto è, la prima cosa è rompere il ghiaccio. Noi oggi non ci conosciamo, no? Quindi okay, sarebbe stato un po' difficile comunque rompere il ghiaccio, creare una storia. Ecco, Incipit nasce da questo, rompere il ghiaccio, perché l'incipit ce l'hai già creato, quindi l'inizio della storia lo puoi scegliere tra quelli della redazione e, se prendi l'applicazione, quelli creati dalla community, che ad oggi sono più di 700. Ok, sì, ci sono già degli incipiti nel libretto. Ecco, interno. Sì, quindi diciamo, gioco di dadi, in cui i dadi danno una traccia su come raccontare una storia, sì, perché poi alla fine il gioco è uno storytelling, quindi sì, bisogna così mettersi un po' in gioco e giocare di fantasia per tentare di costruire una storia, sì, con l'aggiunta che l'inizio di questa storia è già dato. Sì, lo puoi scrivere anche tu, ovviamente. Certo. Lo puoi scrivere anche tu e lo puoi inserire nella classifica. E poi, ovviamente, grazie all'applicazione, la nostra idea è quella di inserire via via nel tempo delle modalità aggiuntive. Già ce ne sono un paio adesso di modalità, sì, aggiuntive, quindi una modalità che si sostanzialmente prevede dei modificatori randomici da inserire nella tua storia. Questa è una cosa un po' per utenti avanzati che riescono a reggere due input insieme, a combinarli, no? Ed è la modalità Insania. Sì. Poi c'è la modalità Tempus Fugit, che è per i giocatori un po' logorroici, che tendono ad andare avanti per ore a raccontare. C'hai un timer e devi stare, devi stare quel nel timer. Fai partire il timer, che è un timer variabile. Poi ovviamente ne abbiamo anche tantissime di altre di modalità in cantiere, però ce le stiamo giocando piano piano. Ecco, diciamo che l'app, che non è indispensabile per giocare, però crea una cosa molto particolare, cioè come dicevate prima, giusto per spiegarlo, gli incipit non sono solo quelli già preimpostati, ma la gente può creare, sì, degli incipit e vengono votati da una community, in pratica. Sì, c'è una community e gli incipit che vengono votati di più ovviamente sono i più belli, okay, e quindi non devi neanche andare a spulciarne migliaia per trovare quelli carini, c'è già una selezione all'ingresso, sì, diciamo così, che però fa la stessa community. Ok, se noi dovessimo decidere di fare una partita adesso, quanto ci mettete a spiegarci le regole? Siamo qui per questo. Siamo qui per questo. Ah no, non volevate giocare. Sì, invece, invece sì. Allora, questi sono i dadi, sono 12 dadi. Sì. Belli grandi, antisommossa. Belli cicciotti, belli cicciotti. Il gioco, lo ricordiamo, si chiama Incipit. Qua si vede perfetta, creato e pubblicato da voi di fatto e distribuito da Asmodee. Esatto, sì. Quindi Asmodee è solo un distributore, ma è una vostra creatura il gioco. Cosa dobbiamo fare? Allora, in Incipit giochiamo diciamo così, l'idea classica che si ha di questo gioco, cioè partiamo dal nostro incipit, quindi andiamo a scegliere un inizio, dopodiché si va a gettare, ognuno di noi lancia uno, basta, si seleziona un dado casualmente. Allora, i dadi non sono tutti uguali, ovviamente. No, i dadi non sono affatto tutti uguali, sono dadi da 6, e si lancia un dado, ci si lascia ispirare dall'immagine che si vede,
per andarsi ad incollare all'incipit e creare la storia. Questa cosa di incollare un piccolo pezzo, una cosa che già esiste, è sicuramente più facile che partire da zero. Certo, certo, e questo è il principio con cui è nato il gioco. Ok, posso leggere l'incipit? Noi in maniera arbitraria abbiamo scelto il leader ho scelto Redez con un sistema di specchi e leve. Che è allora, cambiata una cosa che non vedrai. Pietro Spaggiari ci consiglia questo incipit. Sulle verdi colline molisane sorge la piccola comunità rurale di Torre San Maurizio. La vita scorre monotona e tranquilla tra campi, pascoli e la fitta faggeta, finché un giorno la vecchia Battistina non viene accusata di aver fornicato con il demonio. Bellissimo! Gli metterei anche un bravo like. Okay. Ecco, quindi giocando, quando uno trova un incipit che gli piace particolarmente, può contribuire a renderlo più popolare. Inoltre vengono salvati nell'area personale, quindi nel caso o li puoi è più facile riutilizzare. Anche il discorso di scegliere insieme l'incipit è come quando sul divano si sceglie il film su Netflix, okay. No? È una parte dello show, quindi fa parte del gioco alla fine. Sì, fa parte dello show. E quindi tu che hai letto non dovresti partire, quindi no, leggi e quindi va avanti. In questo caso io farei un anti-orario, così andiamo subito con i nostri. Io detevi al dolore. Devo lanciarli tutti o ne lancio uno? No, devi sceglierne uno nel mucchio e te li sto girando. Okay. Occhi chiusi. Mi sta già randomizzando. Ok, vado. Vai. Prendo uno e lancio. Uno solo. Sì, sì. Una volta lanciato aggiungo a quanto visto. Questo ti crei il contesto. Quindi metto a farla calzantissimo. Meraviglia. Questo contesto sarebbe tipo religioso. Facciamolo vedere alla camera che non so se si... Favore di camera. Ok, lì. Perfetto. Perfetto, eccolo qua, con la mia mano tremante. Questo è il contesto. No, anche abbastanza semplice della storia. In questo caso abbiamo un bene e male. Un angioletto, un demonietto, quindi bene e male. Ecco, puoi farti ispirare, non è sempre. Non bisogna stare attaccati all'immagine in senso letterale, è ma solo un'ispirazione. È un'ispirazione. Ok, quindi devo aggiungere un pezzo di storia. Allora, dunque, siamo rimasti alla vecchia che ha fornicato col demonio. È stata forse ha fornicato col demonio. Mi viene un po' in mente la scena alla Kronk di Le Follie dell'Imperatore. Gli compaiono l'angioletto e il diavoletto a questa vecchia. L'angioletto e il diavoletto fanno. L'angioletto le fa. Allora, devi provare che sei innocente. Avrai un ritorno di successo come una persona buona. Compari invece il diavoletto e fa: se dici che hai fornicato col diavolo, tra l'altro che è mio padrone, non sono prezzolato, potresti avere un futuro come un influencer di Satana. Ti prometto un sacco di denaro. L'angioletto cosa gli ha promesso invece? Che è un successo. Allora, successo l'angioletto di Kronk. Passi per una buona persona. Passi per Santa, passi per un influencer. Non dico di che sito particolare. Teniamolo qua. Finisce per Hans. Quindi non bisogna usare altri dadi. Uno c'ha solo uno che si sbaglia. Questo è scartato. Quello si scarta e poi nel caso si rimette insieme. Okay. Quando finisco si rimette. Ok. Scelgo il secondo dado completamente a caso. Va a lanciarlo. Ok. Questo è difficile da incastrare, però. Spiaggia. Abbiamo una spiaggia, un cocktail. Una situazione idilliaca e rilassata. No, comunque. Dirà anche la situazione nuova, vacanziera, anche volendo, no? Esatto. La vecchia ovviamente non si fa bindolare dall'angelo, perché dice: scusami, ma lui mi sta offrendo un futuro da influencer e te mi offre soltanto essere una brava persona. Esatto. Cioè, finiscono il calendario. Sono capaci tutti, cioè. Sentiamo, cosa offre il babbo, no? Mio padre, il padre letteralmente. L'angelo fa un attimino una call per sentire dall'alto, fa: ragazzi, qua il cliente è tosto, bisogna un attimino salire un attimo. Fa: turista per sempre, ti prometto che vincerai il gratta e vinci turista per sempre, perciò sei sistemata a vita economicamente. In mente il paradiso che offre il paradiso, letteralmente. Perfetto.
C'è una svolta ossia. No, perfetto, questo è un cattivone, non lo so, come si può degli occhi nel buio. Occhi nel buio. Uno scenario sicuramente gli occhi nella notte. Non positivo, ma perché questo in realtà, questi sono gli occhi di chi trama alle spalle della vecchietta. Ah, vedi. Perché vedi, a questo punto la narrazione si sgancia e l'inquadratura cambia su chi sta accusando la vecchia, su chi ha messo in giro la voce che lei effettivamente ha fatto, perché in realtà mi sa di avere degli interessi, perché la vecchina in realtà sta abitando in una casa che non vuole mollare, ma che lui sta comprando per costruire un mega attico con annesso piscina e non riesce a espropriare quella zona lì. E allora ha deciso di mettere in difficoltà la vecchietta in modo che tutti gli abitanti del villaggio le vadano contro e lei se ne vada. E quindi lui è il cattivone che dietro cerca sempre nuovi modi per mettere voci in giro a scapito della vecchietta. Ok. Bene. Il miliardario sta nel giro di tre lanci. Palazzinato. Nel giro di tre lanci di dadi è già un affare di Stato. Vai Mario. Avete tolto il... Togliamo. Anzi, mettiamole sulle facce giuste. Una serratura. Una serratura. Perfetto. Una serratura. Mettilo su, mettilo su. Vabbè, si vede. Perfetto, si vede abbastanza easy. Sì, la serratura si legge abbastanza bene. Li metto qua in sequenza, così. Oh, la vecchina è indecisa sul da farsi, ma nel frattempo quest'uomo che trama nell'ombra perché vuole la sua proprietà si fa fare una copia delle chiavi della vecchia, perché lei ce le aveva in un vaso fuori dalla porta, lo sapevano tutti in paese. Prende queste cose, si fa una copia delle chiavi e si introduce nottetempo in casa della vecchina e le mette una testa di caprone sul caminetto, accende due candele e poi chiama il sindaco. Quindi non si è deciso, insomma, se no, che cosa c'è. Ti lasciamo le foglie di autunno. È una situazione volubile. Era autunno. Vediamo come riesci a... Era autunno. Tutto questo a novembre. La signora, che aveva un sonno molto pesante per non sentire tutto il chiasso che hanno fatto a mettere la testa di caprone con le candele, si sveglia e dice: Madonna, che è successo? Vede questa testa e dice: vuoi vedere che di notte ho già scelto che devo diventare un influencer di Satana? Allora così comincia a credere che lei sia veramente votata al demonio. Esce fuori, ma appena esce fuori una folata di vento fa sì che tutti quanti quelli del villaggio sentano un odore strano, un odore che viene da lontano e che è merda molto molto forte, perché avevano appena concimato i campi. Ah, il caprone. Lo fanno. La signora esce fuori, tutti sentono in città questo odore di merda. La signora con questo scenario dice: io ho fornicato con Satana. Sbeccatela tu questa patata bollente. È proprio infernale. Ok. Sembra un cooperativo, ma non è, perché hai fatto di tutto. Madonna. Io gli ho ucciso un sacco di personaggi a lui. Cos'è? Queste sono tue emozioni? Sì, emozioni. Ah. Quindi questa è sorpresa? Direi. Ok. Quindi ci sono tutte le persone che sono accorse fuori dalla casa di questa vecchia, ormai diventata centro nevralgico della vita sociale di questo paese, e per ultimo arriva il sindaco. Arriva il sindaco, ma... sono tutti quanti ben, diciamo, ad anfiteatro dietro questa vecchia che ha appena pronunciato la sua discendenza da Satana, e anche lei stessa è sorpresa del fatto che Satana, ringalluzzito dalla sua scelta, decide di usare il suo potere magico, e quindi compare l'immagine olografica del cattivo quando ha aperto la porta ed ha messo la testa di Satana. Tutte le persone a questo punto non solo accusano questo milionario che voleva fare questa cosa, ma pensano che la vecchia abbia davvero dei poteri e cominciano a inchinarsi a lei invocando Satana. Sì. Lui ci sta dimostrando, cioè lui sta dimostrando che quando una storia deve andare in una direzione ci va alla fine. Esatto, non c'è modo. Sarà dura. Ok, lancio. Abbiamo un marmocchio detto boccia. Un infante, la nascita. Un boccia. Adesso è chiaro, è ovvio che i mesi passano e allo scadere del nono l'accusa diventa realtà. The stone of Satan comes out of the womb, scusate l'inglese, che mi esce.
c'è un figlio, cioè, nasce un figlio, in realtà questa è una bocca che è aperta, ma lo vedevo che come il pizzetto del diavolo. Quindi il bambino nasce, l'antimessia nasce già col pizzetto, è già in grado di intendere e volere, ed ha piani molto molto precisi. Quali saranno i piani? Lo lascio al lancio di Nicola. Vai. Prego. Quale sarà il piano dell'anticristo? Allora, vediamo un po' per il senso piano. Beh, certo, ovviamente. Palese. Cazzo, danza, palese. Coreografia, ballo, armonia, quello che vuoi. Fantastico. Perché come tanti figli della nuova generazione non vuole ripercorrere le orme del padre, dice: babbo, va bene l'anticristo, va bene tutto, però io non voglio fare demonio, io voglio fare il ballerino, io voglio andare Amici di Maria De Filippi e fare il ballerino, e fare l'usciere, per fare una reference anche. No, non è possibile, cioè io ho un talento dentro, io devo, ho questa forza dentro che io devo esprimere in qualche maniera, e gestire l'inferno non fa per me. L'attività avviata di famiglia ormai è un concetto arretrato, il lavoro sicuro, il posto fisso, no. Io voglio seguire la mia vocazione, voglio fare il ballerino. Beh. È uno spin-off di Dirty Dancing. Esatto, nessuno mette l'anticristo in un angolo. Volevo più scelta. Nessuno mette l'anticristo in un angolo. Enti messaggio. Allora escono dall'oltre tomba. Sì, Chiara rottura tra il babbo e il figlio. Cioè, qui proprio il break totale. Famiglia divisa a metà da questa breccia creata da queste, insomma, volontà del figlio che vuole cambiare tutto, no, del motivo per cui è arrivato sulla terra, e qui è chiaro che il padre non può accettare questa cosa, e per cui deve trovare il modo di far cambiare idea al figlio, e vuole metterci tutta la passione possibile, tutti i suoi poteri possibili, e a questo figlio le fa passare di tutte, per cui il figlio che comunque decide contro la volontà del padre di andare a scuola di danza, il padre gliene fa di ogni, lo fa scivolare, scivolare, rompersi la caviglia, ma proprio nel momento in cui c'è la prima dello spettacolo televisivo in cui tutti lo guardano e tutti gli amici che stanno guardando, figuraccia, ma chi è questo, mandatelo a casa. Nel frattempo l'altro è stato imprigionato, il cattivone, piccolo altro flashback, è stato beccato che lui si introduceva dalla vecchina, e qui prigione. Chiedo a Satana se c'è un posto, come si assottigliano le possibilità. Aprisse una voragine sotto gli studi Mediaset per divorare, esatto, so che rimane. Una nave, vuol dire imbarcazione, viaggio lungo, viaggio per mare, quello che è. Allora, il figlio del diavolo, non riuscendo a sfondare nella danza e dando la colpa solo a se stesso per questo, decide di intraprendere un lungo viaggio di formazione, e vede tutte le brutture che ci sono nel mondo, vede quanto è corrotto il genere umano, vede le guerre, vede la fame, la carestia, l'indifferenza, vede anche un paio di brutte riviste sconce, vede tutte cose brutte, e quando torna dal padre gli dice: papà, c'hai ragione, l'umanità va punita, lavorerò all'inferno ma a modo mio. E così crea un girone dove tutti sono costretti a ballare la stessa cosa guardando quello che fa lui, insomma inventa i balli di gruppo. Bellissimo, mi finirei quasi. È così che balli di gruppo è ambientato nel 60, quindi anacronistico, c'è qualcosa di nuovo. Esattamente. Però effettivamente la cosa bella di Incipit è che uno può decidere, oppure chiaro, certo, oppure magari tentare di mettere un carico. C'è da sapere una cosa: in tutto questo la vecchia è ancora viva? Sì, perché sì, nel frattempo è già nato diciottenne, perché lei aveva una mentalità essendo pesante, diciamo. Ah, beh, in effetti nasce già diciottenne il figlio di zia, è ringiovanita nell'atto che ne poi ha viaggiato per il mondo, insomma il tempo è passato anche per lui. Si vede il diavolo che fa, vai osa. Non è male consigliare. No, non ho consigliato. Ci sono degli animali tropicali, un po'. Perché porco? Niente, il padre è soddisfatto. Cioè, il suino nella casa. Il demone supremo è talmente tanto soddisfatto che se ne vuole andare in pensione.
va in pensione e vuole lasciare tutto al figlio, perché il figlio ovviamente si è redento nei suoi occhi e quindi lo vuole lasciare a capo dell'inferno. Va in vacanza in un posto tropicale dove vede animali bellissimi e lui tutto il giorno lì sbracato al sole perché gli piace il caldo, ma il figlio in realtà aspettava proprio questo, aspettava proprio che il padre se ne andasse per diventare il miglior ballerino dell'inferno. Ok, plot twist. Ok, perfetto. Siamo all'ultima o l'ultimo o il primo lancio? Una lente di ingrandimento, una lente, tu la devi chiudere. Ok, hai preso un'immagine allora, che c'entra meno con te. Vediamo, facciamo quella di molto piccolo. Allora, quindi lui vuole diventare il più grande ballerino dell'inferno, però non gli basta questo, non gli basta. E decide che qualcuno deve diventare anche il più grande ballerino di balli di gruppo della terra. Per cui decide di, in barba al padre, ma per fare una beffa al padre, che nel frattempo si sta spostando da posto caraibico a posto caraibico ed è finito alle Canarie, e porta... va dove lui sta, che va alle Canarie, e incontra una fanciulla perché il padre sta corteggiando, che faceva Zeus, no, le fanciulle mortali, e impianta in questa fanciulla il suo seme e dice: con questo seme nasceranno i balli di gruppo sulla terra. Ed è così che nacque da una donna spagnola, Enrique Iglesias. Bene, un disastro, ragazzi. Un allora, disastro. L'ultima, avrei detto, il Padre Eterno, osservando la cosa in maniera disgustata, prende la sua la piccina al sole proprio tanto, così va, ragazzi, resettiamo tutto. Grazie, no, esatto, grazie, prego, basta. Cioè, piana di balli di gruppo non può essere una cosa futura, no, esatto, neanche per Satana, per la storia dei balli di gruppo ho detto no, a bosta così. Comunque, signori, questo, cioè, nel senso, quando giochiamo noi il clima è quello di oggi. Grazie perché è stata una bellissima partita piena di cose divertentine. In realtà questo tipo di gioco, tutti i giochi creativi di questo tipo si possono usare anche per sbloccare uno scrittore da un momento di sconforto, quando ti manca l'idea. Stallo. Sì, io ho scritto tre racconti lanciando dei giornali, ho aggiustato qualcosina perché un po' di cose erano, però devo dire che funziona. Ha funzionato. Poi dobbiamo ringraziare anche chi invece lo sta usando, perché in realtà il gioco sta andando molto bene, quindi di questo ringraziamo tutti. E lo sta usando per avvicinarsi a chi ha dei problemi. Sappiamo di persone che hanno problemi relativi all'Alzheimer e che stanno utilizzando questa tipologia di gioco narrativo per stimolare, allenare, mantenere in allenamento, quindi questa è una cosa che ci fa estremo piacere. Ecco, io vi chiedo un'ultima cosa, poi ci lasciamo, perché anche voi siete pieni di appuntamenti. A tipo, solo per curiosità mia, ma la community quanti incipit sta raccogliendo? Cioè, quanta roba c'è? Attualmente sono 700. Cioè, quindi sono tanti. Prima di venire qui erano 700, perché noi possiamo vedere la back-end. Io ti posso far vedere che questi sono tutti diversi e tu li puoi scorrere. Ringraziamo Pietro per l'incipit. Esatto. Grazie. Adesso vado a casa, mi scrivo nell'app e scrivo l'incipit dove termina la storia. Dio che brucia tutto. No, ragazzi. Dio è arrabbiato quando ho visto i balli di gruppo. Questa è la classifica, è aperta da quando abbiamo messo, come vedi, cioè il numero di votanti per ogni incipit, ma tu puoi scorrere. Sono tantissimi. Uno deve caricarne di altri perché ce ne sono ancora. Fantastico. Va bene, allora ringraziamo Nicola, ringraziamo Francesco, Dario. Ringraziamo Dario e soprattutto ringraziamo Mario e Nicola, quei due sul server, per essere stati qui. È stata bellissima partita. Al prossimo appuntamento qui a Io Gioco On Stage. Ciao, dove siete? Dovunque siate, ciao. Salutiamola.